È un dovere andare da Silvia Famularo che ci diletta ogni settimana, mostrandoci, facendosi visitare i più belli castelli delle terre del Salento. Oggi andiamo insieme a lei a Lecce a visitare l'imponente castello Carlo V di Lecce. Nella sua compagnia un inglese, il professore Paul Arthur, che è profondamente salentino. The castle of Lecce started to be built in 1537 and finished 10 years later at the behest of Charles V, who ordered the military architect Gian Giacomo della Calla to build a fortress. Oggi faremo una passeggiata nella storia del nostro Salento, perché oggi vedremo il castello di Carlo V. Un castello imponente, bellissimo, uno dei monumenti certamente più belli d'Italia. Così, nel 1570, Ferrari descriveva il castello di Lecce. Un bellissimo real castello, fiancheggiato da quattro baluardi alla moderna di dentro e di fuori la città. E infatti è modernissimo quando nel 1539 Carlo V decide di rinnovare il vecchio castello medievale costruendo un castello moderno che potesse reggere ai colpi della polvere da sparo. Era proprio il primo aprile del 1539. L'imperatore Carlo V, che voleva comunque rinforzare il suo regno contro gli attacchi dei nemici, decide di dare all'architetto Gian Giacomo della Calla proprio il compito di erigere il nuovo castello. Quindi quasi demoliscono il vecchio baluardo risalente al Medioevo e costruiscono questa fortezza all'avanguardia con le tecniche di architettura militare. La parte più esterna è realizzata tra il 1539 e il 1549. La pianta del castello è un quadrilatero irregolare con quattro baluardi, dalla caratteristica forma appuntita agli angoli per scoraggiare l'ingresso del nemico. Il castello è situato lungo la via di comunicazione molto importante sin dal periodo romano e poi medievale. Infatti da qui si poteva giungere al porto di San Cataldo, che era il porto di Lecce. La porta reale, l'unica che oggi consente l'accesso, è la porta falsa o di soccorso sul lato posteriore, che è quello più sviluppato e più fortificato perché andava verso la campagna e quindi si doveva contrastare i pericolosi attacchi che provenivano sia dalla campagna che dal mare Adriatico. Il mastio a nord-est, la torre collocata a sinistra nel cortile e la torre Mozza posta a sud-ovest. Ebbene, faremo una passeggiata anche nel Medioevo, perché ci accompagnerà il professor Paul Arthur, ordinario di archeologia medievale presso l'Università del Salento, che qui sta conducendo degli scavi molto molto importanti. In effetti noi stiamo lavorando qui da più di 10 anni, perché esiste un accordo di programma che ha fatto stipulare il mio collega, amico Benedetto Vettere, con il Comune di Lecce già al 10 anni fa. Esattamente. Quando nasce questo castello? Allora, le fonti non ce lo spiegano bene, purtroppo. Cioè, noi sappiamo che i Normanni sono arrivati a conquistare Lecce, che era una città bizantina. Ma la mia ipotesi è che in età bizantina, visto che la città di Lecce allora era estremamente ridotto a livello demografico rispetto all'età classica, fu l'anfiteatro leccese a diventare il centro, la, possiamo dire il castro, no? Fortificazione dell'insediamento. Questo è un pochettino anche provato dai scavi fatti all'inizio del Novecento, perché Cosimo De Giorgi ne parla di monete bizantine, ceramiche, altri oggetti che sono altomedievali. E non sarebbe la prima volta che un anfiteatro in una città viene fortificato. Abbiamo Santa Maria Capua Vetere, abbiamo l'anfiteatro di Verona. Allora è probabile che quando Roberto il Guiscardo sia arrivato a Lecce, la città era in qualche modo gestito, governato, protetto da un anfiteatro vecchio fortificato. Non abbiamo le fonti che dicono quando nasce un vero castello qua, però abbiamo qualche indizio. E poi adesso abbiamo l'archeologia.
I normanni, quando conquistavano le città, spesso creavano un terrapieno, una motta, di cui ci sono moltissimi esempi in Francia, di cui ne abbiamo anche visto uno assieme a Supersano, no? A Supersano. Lecce non ha tracce di una motta. Questo anche mi fa pensare che l'anfiteatro fosse riutilizzato. Ma durante la fase di conquista il castello serviva molto non tanto a difendere la città, ma a soggiogare la popolazione della città. Quando noi poi parliamo del castello di Carlo V, allora quasi 400-500 anni dopo, non pensiamo più a un castello che deve governare il popolo, ma che comunque deve difendere. Specialmente questo, che è l'ultimo baluardo per difendere l'Italia, o diciamo il primo baluardo, per difendere l'Italia dagli ottomani, no? Che stanno sull'altra costa. Queste pietre allora, di che epoca sono? Qui abbiamo una stratificazione assai affascinante, perché la piazza d'armi attuale si vede. Se noi scendiamo di scavo mezzo metro, abbiamo di nuovo un piano molto molto piatto, che direi che è ancora la piazza d'armi, quella originale del 400, tagliato poi da un canale qua che porta una fontana che è stata fatta più volte fino a tempi recenti. Ma la cosa più intrigante è che nel piano della piazza d'armi medievale vediamo le tracce di strutture. Allora noi abbiamo fatto il saggio al di sotto delle strutture, in questa zona qua, per tentare di capire perché. Questa è ancora più rozza, questo basolato, ma è un basolato imponente. Questo è il problema. A quando datava? Qui abbiamo fatto un altro saggio, scendiamo ancora di più, ma pochi centimetri, per vedere sotto il basolato, per capire quando fu costruito questo basolato e questo muro. E quello che sta uscendo fuori al momento è ceramica che data la prima metà del XIII secolo, che vuol dire, in termini storici, Federico II. È un po' presto da un piccolo saggio, però veramente ho quasi la sensazione che finalmente possiamo toccare Federico II, dire guarda che anche Lecce aveva il castello di Federico II. Abbiamo rinvenuto negli ultimi anni un quantitativo ingente di ceramica dall'età medievale fino ai nostri giorni. E siamo all'incirca con un patrimonio di più di 900 pezzi ricomposti o rinvenuti integri e migliaia di frammenti ancora in corso di studio e di ricomposizione. Abbiamo delle ceramiche rinvenute di recente nel cortile che potrebbero appunto attestare la presenza del castello durante l'età federiciana. In un documento federiciano, che è quello che parla della riparazione dei castelli del regno, si fa menzione anche al castello di Lecce. Ma non solo, abbiamo anche ceramiche provenienti da aree lontane da Lecce, come ad esempio ceramiche bizantine provenienti dall'area Egea o addirittura dall'area costantinopolitana. Tra le ceramiche spicca la presenza di prodotti locali, cioè di manifatture realizzate nelle botteghe salentine e addirittura nelle botteghe di Lecce durante l'età quattrocentesca. Quando appunto Lecce si avvia a diventare una città, una capitale di provincia. Una delle cose comunque interessanti da questa torre, questo cosiddetto mastio, è che abbiamo qua sotto una piccola cappella, chiamata la Cappella di San Francesco. Al momento è una cappella barocca con l'altare, non sappiamo quando inizia questa cappella, ma il castello doveva avere almeno due, se non tre cappelle, e quello che io vorrei trovare è la cappella principale del castello, all'interno del quale ci dovevano essere le sepolture della famiglia del castello. Insieme a me a fare questa passeggiata anche l'architetto Nicola Elia, dirigente del settore cultura del Comune di Lecce. Da anni ormai c'è una scelta strategica da parte dell'amministrazione di puntare sulla valorizzazione dei beni culturali come una realtà viva e non soltanto una realtà da vivere passivamente a livello museale. Qui si svolgono attività culturali che rappresentano un laboratorio costante. Alle nostre spalle, peraltro, c'è il Museo della Cartapesta,
ormai un museo riconosciuto a livello ministeriale, che rappresenta un elemento caratteristico della tradizione locale. Ed eccoci qui nella piazza d'armi con queste bellissime palme secolari e con vari ingressi che introducono in diversi ambienti del castello stesso. Sempre sulla piazza d'armi si affacciano l'ingresso delle prigioni. Tutti i muri, i pilastri, ogni spazio libero è stato riempito di graffiti. Che raccontano delle storie. Stemme familiari, di ben due iscrizioni in ebraico. Golgotha, che raccontano sì una storia, anzi direi raccontano tante storie di tante persone. Poi in mezzo a questo vano prigione abbiamo trovato anche uno strano taglio rettangolare che scende per qualche metro, non so se è una cisterna, ma è stata riempiegata per le immondizie nel corso del Cinquecento. E di là ci sono le cisterne? Cisterne di cui non abbiamo dei dati, perché purtroppo gli scavi furono fatti prima del nostro intervento. Però sono piuttosto imponenti, probabilmente non le uniche cisterne d'acqua del castello. Ecco, dicevo all'inizio che il castello era circondato da un fossato. Tra la mura di cinta tarda e questa forma qua, diciamo angioina, ci stavano le gallerie, e le gallerie sono anche che cinquecentesche. Erano fossati? Le gallerie erano gallerie per l'artiglieria del Cinquecento, ricavate nel fossato. Okay. Del castello di Tangioina. La nostra ambizione è quella di far diventare la stazione di testa di una grande rete di fruizione, di un museo a cielo aperto, ma ormai il museo non è più, come dicevamo prima, è un soggetto passivo, deve essere un modello di vita, quindi la città organica che vive attraverso le sue pietre, i suoi monumenti. Abbiamo detto tanto, eppure si è detto pochissimo di questo fantastico castello. Io spero davvero di poter vedere continuare questi lavori per impossessarci tutti della nostra storia, della nostra storia, del passato remoto della nostra storia. Io vi saluto e vi aspetto la prossima settimana ringraziando il Comune di Lecce e l'Università di Lecce a nome dell'architetto Nicola Elia e del professor Polardo. Grazie. Grazie. Thank you.